È stato trovato senza vita il 46enne scomparso nel primo pomeriggio di sabato 10 aprile, la cui auto era stata ritrovata nella zona del campo sportivo di Granzette, in provincia di Padova. Le ricerche erano scattate in grande stile in serata, quando il periodo di assenza ormai cominciava a protrarsi in maniera anomala, tanto da fare impensierire la moglie e i familiari. I vigili del fuoco sono intervenuti non solo col personale di Rovigo, ma anche con il coinvolgimento dei sommozzatori e dei cinofili.